tutti ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video assai particolare ragazzi, assai particolare, perché in quest'ultimo periodo, soprattutto su Twitch, per chi non lo sapesse anch'io ho iniziato a streamare su Twitch, link in descrizione, vanno tantissimo di moda le tier list, o le tier list, come cazzo, sostanzialmente sono queste liste, che sostanzialmente sono sempre esistite, però ultimamente stanno mettendo all'interno di queste liste gli youtuber e gli streamer e li valutano in base a una categoria. Ad esempio qui abbiamo Champions League, Serie A, è ok, Morente, anzi aspetta, perfetto, Morente e poi punto interrogativo, che significa non lo conosco. Quindi quest'oggi ragazzi, quest'oggi andremo a completare di sicuro non questa tier list, perché ragazzi, questa degli youtuber streamer, no, anche no ragazzi, non. Se mai la dovessi fare la farò su Twitch, così come fanno anche i miei colleghi streamer, ovviamente. Se la volete vedere, ragazzi, arriviamo a 50.000 mi piace. Oggi andremo a fare un qualcosa che mi compete personalmente. Sono veramente confident con questo, con questa tier list, ovvero YouTube Italia Trash. Quindi abbiamo una lista che ho appena modificato a mio piacimento. Perché qui se clicchiamo possiamo modificare. Quindi ho messo queste categorie, ovvero vomito, conato, trash al punto giusto e ok e stonks. E qua sotto abbiamo tutti i personaggi trash che hanno caratterizzato, diciamo, il periodo di YouTube Italia. Non ci sono ovviamente tutti i personaggi trash, ad esempio, della TV come Barbara D'Urso. Però ci sono solo quelli che hanno marcato il campo di YouTube sotto un certo punto di vista. E come funziona ragazzi? Prendiamo un personaggio trash e lo andiamo a spostare sulle categorie che vogliamo. Ovviamente adesso ripristiniamo il tutto, quindi direi di iniziare subito. A 50.000 mi piace faccio quella degli youtuber su Twitch. Purtroppo in questa tier list che è fatta col Q ci sono i nomi sulle immagini, mentre in quella degli youtuber si sono impegnati per farla bene. Questo dovrebbe essere Giuseppe Sapio. Allora Giuseppe Sapio è un misto secondo me tra conato e trash al punto giusto, però per sé non ha fatto niente di grave, non ha fatto niente di particolare, quindi io lo metterei su trash al punto giusto. Ovviamente questa è la mia classifica personale ragazzi. Questa dovrebbe essere Gemma del Sud. Gemma del Sud, chissà ragazzi, è Gemma del Sud. Qua sono indeciso tra vomito e conato, però vomito ci vanno proprio quelli che quando li vedi dici vomito, mentre Gemma del Sud era sì, cioè ti faceva venire il vomito però si bloccava al conato, non sboccavi del tutto, ecco. Ragazzi questo è già estremo. Ragazzi, questo dovrebbe essere Just Remo. Elena! Ma cagato veramente? Oddio, ragazzi, Just Remo potrei metterlo anche tra conato e trash al punto giusto. Però anche lì non posso metterlo a paragone con Gemma del Sud, perché sostanzialmente non ha fatto nulla di male. Metterei accanto al buon Giuseppe Sapio, quindi trash al punto giusto. Ragazzi, lui! Cioè, la Mazda, la bella da Dio! Ovviamente questo, ragazzi, Stonks. Cioè, cazzo, il migliore, veramente. Figa, la municipale fa le multe. Polizia municipale fa le multe, dai. Poi abbiamo Rosario Muniz, ma senza pensarci due volte subito in vomito. Cioè, lì sì che ti viene il vomito e il conato e tutto quando lo vedi. Cioè, proprio... Passiamo a Enrico Pasquale Praticò, ragazzi. Enrico Pasquale Praticò lo metterei anche trash al punto giusto, perché poverino non ha fatto anche lui nulla di male. È trash, quindi direi che si allinea con i suoi colleghi Giuseppe Sapio e Giastremo. Zappo, Avigna. Passiamo a Dellimello, che non so per quale motivo sia stato inserito all'interno di questa lista, ma non so, non è trash ragazzi Dellimello, quindi lo metto in ok, perché non lo reputo un personaggio trash, non so perché l'abbiano inserito qua dentro, quindi andiamo avanti. Ragazzi, poi arriva lui, Veneto lì, quello del nord, che praticamente ha preso una multa in via Brombeis. In via Brombeis, ragazzi, ovviamente anche qui stonks, cioè lui è super trash, ma va bene, per me è super stonks. Cioè, lo stonks sono le mie meme preferite sotto un certo punto di vista, i miei personaggi trash preferiti. Bella, bella questa cosa delle liste, ragazzi, ci sto prendendo gusto. Poi andiamo a Dipre. Bah, Dipre, ragazzi, lo metterei in trash al punto giusto, dai. Non mi fa venire il vomito quando lo guardo, ma nemmeno mi fa dire no, è ok, quindi qui. Questo non so chi cazzo è, ragazzi, non so chi sia, quindi non risponderò. Passiamo a Peppe Fetish, ragazzi. Peppe Fetish mi fa venire il vomito. Mi dispiace per Peppe Fetish, ma questo che lecca i piedi e mi piacciono i piedi, ah, quanto sono belli i piedi, onestamente a me mi fa un poco schifo. Si mette alla pari di Gemma del Sud e potrebbero andare d'accordo tutte e due, sapete? Cioè, ho fatto una coppia del secolo, ragazzi. Gemma del Sud insieme a Peppe Fetish. Passiamo poi a 130 si vola, ragazzi. Si vola!
ragazzi, ovviamente anche qui Super Stonks. Per me questo si merita la posizione Stonks. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me. Però assolutamente la posizione Stonks se la super merita. Quest'altro qui sotto non so chi mia, ma passiamo a tale Babatto. Ciao Fiocco, il ragazzino di Minecraft che vuole mettere sua sorella all'interno dell'armadio. Oh, abbassa quella voce da gallina. Per me anche lui Stonks, ragazzi. Sono tutti i miei preferiti, tutti quelli che mi hanno segnato le epoche, questi che sto mettendo negli Stonks, ragazzi. Mi posso spiegare? Poi c'è Matteo HS, ragazzi. Stonks. Ragazzi, cioè, ma il mio Matteo HS me lo mettono nella YouTube Italia Trash? Ma quando mai? Ma quando mai, ragazzi? Matteo HS per me è super Stonks. Assolutamente sì, Matteo. Poi abbiamo, ragazzi, i nomi non li conosco, io li riconosco a meme o comunque a tormentoni sotto un certo punto di vista. Saluta Antonio, questo lo mettiamo in ok, ragazzi, perché Trash però anche lì non ha fatto nulla di male, ci ha giocato su questo suo personaggio, quindi per me è ok. Poi abbiamo, ragazzi, non so per quale motivo, anche Ciccio Gamer. Ma da quando Ciccio Gamer è un personaggio Trash? Chi è che ha fatto questa tier list? Chi cazzo l'ha fatta questa tier list? Riaf 13. Perché Ciccio Gamer è messo nel trash? Per me Ciccio Gamer è assolutamente ok. Ragazzi, ma poi ma mi puoi inserire poi quello con la faccia di Topolino che stacca, ci stanno tracciando, stacca. Ragazzi, questo fuori Stonks perché fa troppo ridere, mi ha fatto sempre un sacco ridere. Quindi lo metto in Stonks. Ci stanno tracciando, stacca. Ragazzi, anche quest'altro qui non so chi sia. Quelli che non conosco non li valuto, perché non posso valutare quelli che non conosco. Poi passiamo a Giuseppe Simone. Lo metterei, ragazzi, tra Vomito e Conato, sapete, perché tutte e due se la giocano. Sia Giuseppe che Rosario Muniz se la giocano. Però Vomito è proprio da fare schifo, proprio super Vomito. Quindi no, lo metterei in Conato Giuseppe Simone, ragazzi, perché fa schifo, è trash, è cringe, però non mi fa vomitare. Cioè, magari alcune cose sono anche divertenti, alcune cose fanno anche ridere, però di Rosario Muniz non c'è un cazzo che fa ridere. Sto cazzo. Poi non so per quale motivo c'è anche inserito Zeb89. Ma ditemi voi, ma da quando Zeb89 è un personaggio trash? Cioè, secondo me non è un personaggio trash, ragazzi. Schifosi. Quindi lo metterò in ok, insieme a Deli Mellow, Ciccio Gamer e saluta Antonio. Assolutamente sì, Zeb89 secondo me ok, è il tuo posto. Va bene, ti va bene, vaffanculo. E passiamo all'ultimo personaggio trash che è stato inserito all'interno di questa tier list, ovvero Anthony Di Francesco. Dovrebbe essere Anthony Di Francesco, è stato trash per un periodo della sua vita. Adesso, se non sbaglio, è ritornato, forse. Sapete che forse è ritornato? Non sono sicuro, però secondo me, ragazzi, lo metterei in trash al punto giusto, ai livelli di Dipre, di Pasquale Praticò, di Giastremo e di Giuseppe Sapio. Sì, ragazzi, secondo me è qua questa classifica, dai, ci sta. Quindi, in soldoni, riepilogando, la classifica del Vomito viene condotta da Rosario Muniz. Ragazzi, indubbiamente tra tutti, secondo me, quello che fa più schifo si merita questa posizione. In Conato abbiamo Gemma del Sud, Peppe Fetish e Giuseppe Simone. Quindi secondo me è qua la cosa. Poi in trash al punto giusto abbiamo Giuseppe Sapio, Giastremo, Praticò, Dipre e Anthony Di Francesco. In ok, cioè quelli che sono in realtà ok, che secondo me non sono trash, abbiamo Deli Mellow, saluta Antonio, Ciccio Gamer e Zeb89. A caso, tra l'altro, non so perché siano, cioè Ciccio Gamer, Deli Mellow e Zeb, non so perché siano all'interno di questa tier list. E poi negli Stonks, ragazzi, nei miei preferiti di tutti i tempi, abbiamo Figa, la Mazda bella da Dio, 130 si vola, via Brombase, non sono mai stato a Napoli, tale Babatto Ciao Fiocco, il ragazzo che gioca a Minecraft, Matteo HS, che anche qui non so perché è all'interno di questa classifica trash, ma Matteo sapete che è sempre all'interno del mio cuore e gli voglio tanto bene a Matteo, quindi è super Stonks per me. E poi ovviamente il meme, questo video storico, ragazzi, che spero conosciate, ovvero stacca, ci stanno tracciando, stacca, ci stanno tracciando. Vecchissimo sto video, tra l'altro, ma quanti anni ha sto video? 13 anni fa, ragazzi, Mickey Mouse hacks a military computer. Mamma mia, che storia. Bene, ragazzi, io direi che per questo video possa essere tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto con un commento di questa tier list. 50.000 mi piace, facciamo quella su Twitch, forse.
Non sono sicuro di questa cosa, però proviamoci. Chi lo sa, magari può essere divertente la cosa. Fatemi sapere che ne pensate di questa mia classifica personale. Siete d'accordo con me con alcune scelte oppure non siete d'accordo con me? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Da Jumpy Tech è tutto, ciao ciao. We'll be right back.